Grifo che insegue un attaccante e deve definire le cessioni di Dragomir e Falzerano. Alessio Manelli. Si entra nella settimana che finalmente porterà alla composizione dei tre gironi di Serie C e quindi al calendario per la stagione 2020-2021. Nelle prossime ore sarà definitivamente risolto il caso che aveva bloccato tutto finora. Secondo quanto riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, la federazione renderà ufficiale il ritorno di Bisceglie e Foggia in Serie C, con Picerno e Bitonto retrocesse in Serie D. Una volta che si avrà il quadro completo delle squadre, si potrà passare alla composizione dei tre gironi di Lega Pro. La data probabile per l'uscita dei calendari sembra essere quella di mercoledì 16 settembre. Non ci dovrebbero essere sorprese per il Perugia, che sembra destinato al girone B, sorprese che invece potrebbero arrivare sul fronte mercato, perché la settimana appena iniziata è cruciale soprattutto sul fronte delle uscite, con Dragomir, Di Chiara, Angella, Sgarbi e Falzerano che hanno la valigia pronta, ma a Pian di Massiano non sono ancora arrivate offerte concrete. In entrata il direttore sportivo Giannitti continua a corteggiare Jacopo Murano, attaccante 29enne del Potenza, che ha da poco rifiutato il prolungamento del contratto con i lucani. Secondo tuttoc.com però, su Murano si sarebbe inserita anche la Triestina, interessamento questo che complicherebbe la trattativa per il Perugia. Il piano B della società di Massimiliano Santopadre per l'attacco potrebbe essere Simone Simeri, attaccante classe 1993 del Bari. Trattativa anche questa però non facile, perché il club pugliese non sembra al momento disposto a lasciar partire il proprio tesserato.